a proposito delle ultime misure prese nel Consiglio dei Ministri, ma a questo punto anche un'eventuale anticipazione se ci saranno altre misure. Peraltro, professor Cauda, arrivano delle notizie dalla Gran Bretagna contrastanti. Gran Bretagna, lo vediamo, ci sono maggiori aperture sicuramente rispetto a noi, in primis abbiamo visto manifestazioni sportive con praticamente stadi pieni, da noi si comincia a ridurre, nelle prossime settimane ci saranno soltanto 5.000 spettatori. Sono usciti i dati del giorno della Gran Bretagna e sono praticamente in linea con ieri. Da quello che ha potuto monitorare lei, effettivamente lì il contagio si sta raffreddando, nonostante non siano state prese misure più drastiche, o ancora non lo possiamo dire? È il sesto giorno, se i dati di oggi non li ho visti, ma ieri erano... I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri, sono in linea con quelli di ieri. Quindi, e quello è il sesto giorno di una riduzione, questo io credo sia soprattutto dovuto al fatto che il Regno Unito rispetto a noi ha un numero maggiore di soggetti vaccinati con la terza dose. Questo io credo sia stato un po' la chiave di volta. Poi se era giusto o meno aprire tutto nel modo che ha fatto il Regno Unito, io personalmente sarei stato più cauto. Però indubbiamente questo è un elemento di cui noi dobbiamo tenere conto. Lo sentiamo il corrispondente da Londra, prima delle parole di Mario Draghi da qui a pochi istanti, Stefano Tura. Sulla scia del calo di contagi, confermato anche nel bilancio delle ultime 24 ore, il governo britannico sta valutando di ridurre il periodo di isolamento per i vaccinati che risultano positivi al Covid da 7 a 5 giorni. La cosa da fare, ha spiegato il Premier Johnson visitando un centro di vaccinazione, è guardare ai dati scientifici e agire di conseguenza. Il Regno Unito, prima nazione europea in cui la variante Omicron si è diffusa rapidamente, si prepara a passare dalla fase pandemica a quella endemica del Covid, con un graduale decongestionamento di ospedali e terapie intensive. Omicron è still out there. Johnson ha spiegato che il paese sta facendo grandi progressi e ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione, sottolineando come al momento 36 milioni di persone abbiano già ricevuto la terza dose, il 90% degli over 50. Continuando su questa strada, sostengono gli esperti, potremmo uscire dall'emergenza, ma già ora, dicono i responsabili dei poli ospedalieri, è improbabile che il sistema sanitario venga sopraffatto. Tutto ciò senza ulteriori restrizioni. A Natale Johnson aveva resistito alle pressioni che invocavano provvedimenti più drastici, una scelta che, ancora una volta, sembra avere pagato. Allora, ci dicono i nostri inviati che un minuto dovrebbe effettivamente iniziare la conferenza stampa, presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute e Speranza, il ministro dell'Istruzione Bianchi, il coordinatore del CTS Locatelli, le decisioni, le ultime che sono state prese e chissà, forse, professor Cauda, prima di salutarle le chiedo, ci dobbiamo attendere, anzi ci dobbiamo augurare ulteriori restrizioni, ci dobbiamo augurare delle parole anche rispetto a un obbligo vaccinale sotto i 50 anni? Io credo, ma questo ovviamente non sono un indovino, che prima bisognerà un po' vedere come sta funzionando questo obbligo al di sopra dei 50 anni. Poi se la situazione dovesse evolvere in senso negativo è chiaro che ulteriori restrizioni saranno necessarie. Però io ripeto, laddove la terza dose venisse implementata in modo ancora più importante di quanto non è stato fatto in modo molto lodevole anche in Italia, io credo che come è avvenuto nel Regno Unito ci sarà una diminuzione lenta, ma ci sarà dei casi. Effettivamente il dato sulle vaccinazioni over 50, coloro che non si erano vaccinati ancora, non lo abbiamo. Oggi forse c'è un dato che preoccupa, riguarda i più giovani, è stato fornito dalla Società Italiana di Pediatria, ci sono 600 ricoveri in più in 7 giorni tra gli under 19, 100 nella fascia 6-11 anni, stanno entrando, li vedo. Il presidente vedo Locatelli, vedo Speranza, ecco il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Bianchi. Ringrazio il professor Cauda per essere stato con noi e allora andiamo a dare il segnale in diretta in attesa ovviamente delle parole di Mario Draghi. Le ultime decisioni prese in un Consiglio dei Ministri che è stato peraltro anche abbastanza infuocato politicamente, peraltro sembra che oggi non ci saranno o comunque non sarebbero gradite domande sul Quirinale e sul destino anche di Mario Draghi eventualmente al Colle. Vedremo anche come si comporteranno i giornalisti. Sì, Mario Draghi si leva tutto buon anno. Questa conferenza stampa ha al centro i primi provvedimenti di quest'anno. Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità. Il governo sta affrontando la sfida
della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose, con un approccio un po' diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti, molto cauti, ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito più di tanti altri delle chiusure dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della formazione. Dobbiamo anche pensare e ricordare che la scuola è fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata, va protetta, non va abbandonata. Oggi è ricominciato l'anno scolastico e voglio ringraziare il ministro Bianchi, gli amministratori locali, i presidi, gli insegnanti, per tutti i loro sforzi che hanno fatto oggi e che faranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo, la vaccinazione. Quasi l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 40% ha fatto la terza dose e non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia. Quindi un altro degli obiettivi di questa conferenza è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo. E a farlo anche con la terza dose. E ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto. Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato. Nel 2021 abbiamo visto un numero di morti ancora tragicamente alto, ma inferiore rispetto al 2020, nonostante le tante riaperture. L'economia ha segnato una crescita del 6%, oltre il 6%, a fronte di un calo nell'anno precedente di quasi il 9%. Le nostre scuole hanno riaperto. Prima a metà aprile, l'anno scorso, vi ricordate anche allora le grandi discussioni per la decisione di aprire le scuole, e hanno riaperto oggi, dopo Natale, proprio come quelle degli altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito. Nessuno di questi ha mai chiuso la scuola indiscriminatamente per un lungo periodo. Questi paesi hanno una situazione pandemica simile alla nostra. Le politiche di questo governo sono coerenti con questa strategia. Noi siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per tutta una serie di categorie professionali, dai sanitari alle forze di sicurezza, poi agli insegnanti, ora anche agli insegnanti universitari. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto, ripeto, per l'effetto che ha sulla popolazione non vaccinata. Settimana scorsa siamo anche intervenuti per disciplinare la modalità di lavoro che si chiama lavoro agile o smart working nella pubblica amministrazione e nel privato, e abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l'obbligo vaccinale e con l'estensione al 3G per alcune categorie di attività che non l'avevano e l'espansione al 2G per molte altre attività. Abbiamo esteso l'obbligo del 2G ai luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Abbiamo previsto, dicevo, l'obbligo vaccinale anche per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto, ecco, questo è importante saperlo, non l'abbiamo fatto per tanti motivi che poi verranno fuori anche nelle domande che mi farete, ma lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per 2/3 dai non vaccinati e anche le ospedalizzazioni vedono le stesse percentuali, come poi vi dirà il ministro Speranza. È l'inizio dell'anno, per cui vale la pena cercare di avere
una impressione che guarda al futuro di tutto l'anno e anche al passato. Abbiamo affrontato tante sfide difficili in questi anni, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all'impegno dei nostri cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del governo, del Parlamento, degli enti territoriali. Quindi abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta. Ora sono a disposizione per le vostre domande, insieme ai ministri Speranza, Bianchi, al professor Locatelli, che ringrazio molto per essere qui. Un'ultima postilla, non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Grazie. Grazie Presidente. A proposito delle ultime misure prese nel Consiglio dei Ministri, ma a questo punto anche un'eventuale anticipazione se ci saranno altre misure. Peraltro, professor Cauda, arrivano delle notizie dalla Gran Bretagna contrastanti. Gran Bretagna, lo vediamo, ci sono maggiori aperture sicuramente rispetto a noi, in primis l'abbiamo visto, manifestazioni sportive con praticamente stadi pieni, da noi si comincia a ridurre, nelle prossime settimane ci saranno soltanto 5.000 spettatori. Sono usciti i dati del giorno della Gran Bretagna e sono praticamente in linea con ieri. Da quello che ha potuto monitorare lei, effettivamente lì il contagio si sta raffreddando, nonostante non siano state prese misure più drastiche, o ancora non lo possiamo dire? È il sesto giorno, se i dati di oggi non li ho visti, ma ieri erano... I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri. E quello è il sesto giorno di una riduzione, questo io credo sia soprattutto dovuto al fatto che il Regno Unito rispetto a noi ha un numero maggiore di soggetti vaccinati con la terza dose. Questo io credo sia stato un po' la chiave di volta. Poi se era giusto o meno aprire tutto nel modo che ha fatto il Regno Unito, io personalmente sarei stato più cauto. Però indubbiamente questo è un elemento di cui noi dobbiamo tenere conto. Lo sentiamo il corrispondente da Londra, prima delle parole di Mario Draghi, da qui a pochi istanti. Stefano Tura. Sulla scia del calo di contagi, confermato anche nel bilancio delle ultime 24 ore, il governo britannico sta valutando di ridurre il periodo di isolamento per i vaccinati che risultano positivi al Covid da 7 a 5 giorni. La cosa da fare, ha spiegato il Premier Johnson visitando un centro di vaccinazione, è guardare i dati scientifici e agire di conseguenza. Il Regno Unito, prima nazione europea in cui la variante Omicron si è diffusa rapidamente, si prepara a passare dalla fase pandemica a quella endemica del Covid, con un graduale decongestionamento di ospedali e terapie intensive. Omicron is still out there. Johnson ha spiegato che il paese sta facendo grandi progressi e ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione, sottolineando come al momento 36 milioni di persone abbiano già ricevuto la terza dose, il 90% degli over 50. Continuando su questa strada, sostengono gli esperti, potremmo uscire dall'emergenza, ma già ora, dicono i responsabili dei poli ospedalieri, è improbabile che il sistema sanitario venga sopraffatto. Tutto ciò senza ulteriori restrizioni. A Natale Johnson aveva resistito alle pressioni che invocavano provvedimenti più drastici, una scelta che, ancora una volta, sembra avere pagato. Allora, ci dicono i nostri inviati che un minuto dovrebbe effettivamente iniziare la conferenza stampa, presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Speranza, il ministro dell'Istruzione Bianchi, il coordinatore del CTS Locatelli, le decisioni, le ultime che sono state prese e chissà, forse, professor Cauda, prima di salutarle le chiedo, ci dobbiamo attendere, anzi ci dobbiamo augurare ulteriori restrizioni, ci dobbiamo augurare delle parole anche rispetto a un obbligo vaccinale sotto i 50 anni? Io credo, ma questo ovviamente non sono un indovino, che prima bisognerà un po' vedere come sta funzionando questo obbligo al di sopra dei 50 anni. E poi se la situazione dovesse evolvere in senso negativo è chiaro che ulteriori restrizioni saranno necessarie. Però io ripeto, laddove la terza dose venisse implementata in modo ancora più importante di quanto non è stato fatto in modo molto lodevole anche in Italia, io credo che come avvenuto nel Regno Unito ci sarà una diminuzione lenta, ma ci sarà dei casi. Effettivamente il dato sulle vaccinazioni over 50, coloro che non si erano vaccinati ancora,
non lo abbiamo. Oggi forse c'è un dato che preoccupa, riguarda i più giovani, è stato fornito dalla Società Italiana di Pediatria, ci sono 600 ricoveri in più in 7 giorni tra gli under 19, 100 nella fascia 6-11 anni. Stanno entrando, li vedo il Presidente del, vedo Lucatelli, vedo Speranza, ecco il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro Bianchi. Io ringrazio il Professor Calda per essere stato con noi e allora andiamo a dare il segnale in diretta in attesa ovviamente delle parole di Mario Draghi, le ultime decisioni prese in un Consiglio dei Ministri che è stato peraltro anche abbastanza infuocato politicamente, peraltro sembra che oggi non ci saranno o comunque non sarebbero gradite domande sul Quirinale e sul destino anche di Mario Draghi eventualmente al Colle, vedremo anche come si comporteranno i giornalisti. Sì, Mario Draghi si leva la buon anno. Questa conferenza stampa ha al centro i primi provvedimenti di quest'anno, un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità. Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po' diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti, molto cauti, ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito più di tanti altri delle chiusure dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della formazione. Dobbiamo anche pensare e ricordare che la scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va tutelata, va protetta, non va abbandonata. Oggi è ricominciato l'anno scolastico e voglio ringraziare il Ministro Bianchi, gli amministratori locali, i presidi, gli insegnanti, per tutti i loro sforzi che hanno fatto oggi e che faranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo, la vaccinazione. Quasi l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 40% ha fatto la terza dose e non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia. Quindi un altro degli obiettivi di questa conferenza è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo. E a farlo anche con la terza dose. E ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto. Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato. Nel 2021 abbiamo visto un numero di morti ancora tragicamente alto, ma inferiore rispetto al 2020, nonostante le tante riaperture. L'economia ha segnato una crescita del 6%, oltre il 6%, a fronte di un calo nell'anno precedente di quasi il 9%. Le nostre scuole hanno riaperto. Prima a metà aprile, l'anno scorso, vi ricordate anche allora le grandi discussioni per la decisione di aprire le scuole, e hanno riaperto oggi, dopo Natale, proprio come quelle degli altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito. Nessuno di questi ha mai chiuso la scuola indiscriminatamente per un lungo periodo. Questi paesi hanno una situazione pandemica simile alla nostra. Le politiche di questo governo sono coerenti con questa strategia. Noi siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per tutta una serie di categorie professionali, dai sanitari alle forze di sicurezza, poi agli insegnanti, ora anche agli insegnanti universitari. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto, ripeto, per l'effetto che ha sulla popolazione non vaccinata. Settimana scorsa siamo anche intervenuti per disciplinare la modalità di lavoro che si chiama lavoro agile o smart working nella pubblica amministrazione e nel privato.
e abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l'obbligo vaccinale e con l'estensione, anzi l'estensione al 3G per alcune categorie di attività che non l'avevano e l'espansione al 2G per molte altre attività. Abbiamo esteso l'obbligo del 2G ai luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni, abbiamo previsto, dicevo, l'obbligo vaccinale anche per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto, ecco, questo è importante saperlo, non l'abbiamo fatto per tanti motivi che poi verranno fuori anche nelle domande che mi farete, ma l'abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che più chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per 2/3 dai non vaccinati e anche le ospedalizzazioni vedono le stesse percentuali, come poi vi dirà il Ministro Speranza. È l'inizio dell'anno, per cui vale la pena dare, come dire, cercare di avere una impressione che guarda al futuro di tutto l'anno e anche al passato. Abbiamo affrontato tante sfide difficili in questi anni, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all'impegno dei nostri cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del governo, del Parlamento, degli enti territoriali. Quindi abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta. Ora sono a disposizione per le vostre domande, insieme ai ministri Speranza, Bianchi, al professor Locatelli, che ringrazio molto per essere qui. Un'ultima postilla, non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Grazie. Signori Ministri, ma a questo punto anche un'eventuale anticipazione se ci saranno altre misure. Peraltro, professor Cauda, arrivano delle notizie dalla Gran Bretagna contrastanti. In Gran Bretagna lo vediamo, ci sono maggiori aperture sicuramente rispetto a noi, in primis abbiamo visto manifestazioni sportive con praticamente stadi pieni, da noi si comincia a ridurre e nelle prossime settimane ci saranno soltanto 5.000 spettatori. Sono usciti i dati del giorno della Gran Bretagna e sono praticamente in linea con ieri. Da quello che ha potuto monitorare lei, effettivamente lì il contagio si sta raffreddando, nonostante non siano state prese misure più drastiche, o ancora non lo possiamo dire? È il sesto giorno, se i dati di oggi non li ho visti, ma ieri erano... I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri, sono in linea con quelli di ieri. Quindi è quello al sesto giorno di una riduzione, questo io credo sia soprattutto dovuto al fatto che il Regno Unito rispetto a noi ha un numero maggiore di soggetti vaccinati con la terza dose. Questo io credo sia stato un po' la chiave di volta. Poi se era giusto o meno aprire tutto nel modo che ha fatto il Regno Unito, io personalmente sarei stato più cauto. Però indubbiamente questo è un elemento di cui noi dobbiamo tenere conto. Lo sentiamo il corrispondente da Londra, prima delle parole di Mario Draghi da qui a poche istanti. Stefano Tura. Sulla scia del calo di contagi, confermato anche nel bilancio delle ultime 24 ore, il governo britannico sta valutando di ridurre il periodo di isolamento per i vaccinati che risultano positivi al Covid da 7 a 5 giorni. La cosa da fare, ha spiegato il Premier Johnson visitando un centro di vaccinazione, è guardare i dati scientifici e agire di conseguenza. Il Regno Unito, prima nazione europea in cui la variante Omicron si è diffusa rapidamente, si prepara a passare dalla fase pandemica a quella endemica del Covid, con un graduale decongestionamento di ospedali e terapie intensive. Omicron is still out there. Johnson ha spiegato che il paese sta facendo grandi progressi e ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione, sottolineando come al momento 36 milioni di persone abbiano già ricevuto la terza dose, il 90% degli over 50. Continuando su questa strada, sostengono gli esperti, potremmo uscire dall'emergenza, ma già ora, dicono i responsabili dei poli ospedalieri, è improbabile che il sistema sanitario venga sopraffatto. Tutto ciò senza ulteriori restrizioni. A Natale Johnson aveva resistito alle pressioni che invocavano provvedimenti più drastici, una scelta che, ancora una volta, sembra avere pagato. Allora, ci dicono i nostri inviati che un minuto dovrebbe effettivamente iniziare la conferenza stampa, presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Speranza, il ministro dell'Istruzione Bianchi, il coordinatore del CTS Locatelli, le decisioni, le ultime che sono state prese e chissà, forse, professor Cauda, prima di salutarle le chiedo, ci dobbiamo attendere, anzi ci dobbiamo augurare ulteriori restrizioni, ci dobbiamo augurare delle parole anche rispetto a un obbligo vaccinale sotto i 50 anni?
Io credo, ma questo ovviamente non sono un indovino, che prima bisognerà un po' vedere come sta funzionando questo obbligo al di sopra dei 50 anni. Poi, se la situazione dovesse evolvere in senso negativo, è chiaro che ulteriori restrizioni saranno necessarie. Però io ripeto, laddove la terza dose venisse implementata in modo ancora più importante di quanto non è stato fatto in modo molto lodevole anche in Italia, io credo che, come è avvenuto nel Regno Unito, ci sarà una diminuzione lenta, ma ci sarà dei casi. Effettivamente il dato sulle vaccinazioni over 50, coloro che non si erano vaccinati ancora, non lo abbiamo. Oggi forse c'è un dato che preoccupa, riguarda i più giovani, è stato fornito dalla Società Italiana di Pediatria, ci sono 600 ricoveri in più in 7 giorni tra gli under 19, 100 nella fascia 6-11 anni. Stanno entrando, li vedo, il presidente vedo Lucatelli, vedo Speranza, ecco il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Bianchi. Ringrazio il professor Calda per essere stato con noi e allora andiamo a dare il segnale in diretta in attesa ovviamente delle parole di Mario Draghi, le ultime decisioni prese in un Consiglio dei Ministri che è stato peraltro anche abbastanza infuocato politicamente, peraltro sembra che oggi non ci saranno o comunque non sarebbero gradite domande sul Quirinale e sul destino anche di Mario Draghi eventualmente al Colle, vedremo anche come si comporteranno i giornalisti. Sì, Mario Draghi si leva la buon anno. Questa conferenza stampa ha al centro i primi provvedimenti di quest'anno, un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità. Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po' diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti, molto cauti, ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito più di tanti altri delle chiusure dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della formazione. Dobbiamo anche pensare e ricordare che la scuola è fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata, va protetta, non va abbandonata. Oggi è ricominciato l'anno scolastico e voglio ringraziare il ministro Bianchi, gli amministratori locali, i presidi, gli insegnanti, per tutti i loro sforzi che hanno fatto oggi e che faranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo, la vaccinazione. Quasi l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 40% ha fatto la terza dose e non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia. Quindi un altro degli obiettivi di questa conferenza è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo. E a farlo anche con la terza dose. E ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto. Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato. Nel 2021 abbiamo visto un numero di morti ancora tragicamente alto, ma inferiore rispetto al 2020, nonostante le tante riaperture. L'economia ha segnato una crescita del 6%, oltre il 6%, a fronte di un calo nell'anno precedente di quasi il 9%. Le nostre scuole hanno riaperto, prima a metà aprile, l'anno scorso, vi ricordate anche allora le grandi discussioni per la decisione di aprire le scuole, e hanno riaperto oggi, dopo Natale, proprio come quelle degli altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito. Nessuno di questi ha mai chiuso la scuola indiscriminatamente per un lungo periodo. Questi paesi hanno una situazione pandemica simile alla nostra. Le politiche di questo governo sono coerenti con questa strategia.
Noi siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per tutta una serie di categorie professionali, dai sanitari alle forze di sicurezza, poi agli insegnanti, ora anche agli insegnanti universitari. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto, ripeto, per l'effetto che ha sulla popolazione non vaccinata. Settimana scorsa siamo anche intervenuti per disciplinare la modalità di lavoro che si chiama lavoro agile o smart working, nella pubblica amministrazione e nel privato. E abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l'obbligo vaccinale e con l'estensione al 3G per alcune categorie di attività che non l'avevano e l'espansione al 2G per molte altre attività. Abbiamo esteso l'obbligo del 2G ai luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Abbiamo previsto, dicevo, l'obbligo vaccinale anche per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto, ecco, questo è importante saperlo, non l'abbiamo fatto per tanti motivi che poi verranno fuori anche nelle domande che mi farete, ma l'abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per 2/3 dai non vaccinati e anche le ospedalizzazioni vedono le stesse percentuali, come poi vi dirà il Ministro Speranza. È l'inizio dell'anno, per cui vale la pena cercare di avere una impressione che guarda al futuro di tutto l'anno e anche al passato. Abbiamo affrontato tante sfide difficili in questi anni, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all'impegno dei nostri cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del governo, del Parlamento, degli enti territoriali. Quindi abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta. Ora sono a disposizione per le vostre domande insieme ai ministri Speranza, Bianchi, al professor Locatelli, che ringrazio molto per essere qui. Un'ultima postilla, non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a proposito delle ultime misure prese nel Consiglio dei Ministri, ma a questo punto anche un'eventuale anticipazione se ci saranno altre misure. Peraltro, professor Cauda, arrivano delle notizie dalla Gran Bretagna contrastanti. Gran Bretagna, lo vediamo, ci sono maggiori aperture sicuramente rispetto a noi, in primis l'abbiamo visto, manifestazioni sportive con praticamente stadi pieni, da noi si comincia a ridurre e nelle prossime settimane ci saranno soltanto 5.000 spettatori. Sono usciti i dati del giorno della Gran Bretagna e sono praticamente in linea con ieri. Da quello che ha potuto monitorare lei, effettivamente lì il contagio si sta raffreddando, nonostante non siano state prese misure più drastiche, o ancora non lo possiamo dire? È il sesto giorno, se i dati di oggi non li ho visti, ma ieri erano... I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri. E quello è il sesto giorno di una riduzione, questo io credo sia soprattutto dovuto al fatto che il Regno Unito rispetto a noi ha un numero maggiore di soggetti vaccinati con la terza dose. Questo io credo sia stato un po' la chiave di volta. Poi se era giusto o meno aprire tutto nel modo che ha fatto il Regno Unito, io personalmente sarei stato più cauto, però indubbiamente questo è un elemento di cui noi dobbiamo tenere conto. Lo sentiamo il corrispondente da Londra, prima delle parole di Mario Draghi da qui a pochi istanti. Stefano Tula. Sulla scia del calo di contagi, confermato anche nel bilancio delle ultime 24 ore, il governo britannico sta valutando di ridurre il periodo di isolamento per i vaccinati che risultano positivi al Covid da 7 a 5 giorni. La cosa da fare, ha spiegato il Premier Johnson visitando un centro di vaccinazione, è guardare i dati scientifici e agire di conseguenza. Il Regno Unito, prima nazione europea in cui la variante Omicron si è diffusa rapidamente, si prepara a passare dalla fase pandemica a quella endemica del Covid, con un graduale decongestionamento di ospedali e terapie intensive. Omicron is still out there. Johnson ha spiegato che il paese sta facendo grandi progressi e ha lanciato un nuovo appello alla vaccinazione, sottolineando come al momento 36 milioni di persone abbiano già ricevuto la terza dose, il 90% degli over 50. Continuando su questa strada,
strada, sostengono gli esperti, potremmo uscire dall'emergenza, ma già ora, dicono gli responsabili dei poli ospedalieri, è improbabile che il sistema sanitario venga sopraffatto. Tutto ciò senza ulteriori restrizioni. A Natale Johnson aveva resistito alle pressioni che invocavano provvedimenti più drastici, una scelta che, ancora una volta, sembra avere pagato. Allora, ci dicono, ma se inviati da un minuto dovrebbe effettivamente iniziare, la conferenza stampa che durante il Consiglio Mario Draghi, il Ministro della Salute e Speranza, il Ministro dell'Istruzione Bianchi, il coordinatore del CTS Locatelli, le decisioni, le ultime che sono state prese e chissà, forse, professor Calda, prima di salutarle le chiedo, ci dobbiamo attendere, anzi ci dobbiamo augurare ulteriori restrizioni, ci dobbiamo augurare delle parole anche rispetto a un obbligo vaccinale sotto i 50 anni? Io credo, ma questo ovviamente non sono un indovino, che prima bisognerà un po' vedere come sta funzionando questo obbligo al di sopra dei 50 anni. Poi, se la situazione dovesse evolvere in senso negativo, è chiaro che ulteriori restrizioni saranno necessarie. Però io ripeto, laddove la terza dose venisse implementata in modo ancora più importante di quanto non è stato fatto in modo molto lodevole anche in Italia, io credo che come avvenuto nel Regno Unito ci sarà una diminuzione lenta, ma ci sarà dei casi. Effettivamente il dato sulle vaccinazioni over 50, coloro che non si erano vaccinati ancora, non lo abbiamo. Oggi forse c'è un dato che preoccupa, riguarda i più giovani, è stato fornito dalla Società Italiana di Pediatria, ci sono 600 ricoveri in più in 7 giorni tra gli under 19, 100 nella fascia 6-11 anni, stanno entrando, li vedo, il presidente vedo Locatelli, vedo Speranza, ecco il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro Bianchi. Io ringrazio il professor Calda per essere stato con noi e allora andiamo a dare il segnale in diretta in attesa ovviamente delle parole di Mario Draghi, le ultime decisioni prese in un Consiglio dei Ministri che è stato peraltro anche abbastanza infuocato politicamente, peraltro sembra che oggi non ci saranno o comunque non sarebbero gradite domande sul Quirinale e sul destino anche di Mario Draghi eventualmente al Colle, vedremo anche come si comporteranno i giornalisti. Sì, Mario Draghi si leva la buon anno. Questa conferenza stampa ha al centro i primi provvedimenti di quest'anno, un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità. Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po' diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti, molto cauti, ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e le ragazze che hanno risentito più di tanti altri delle chiusure dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della formazione. Dobbiamo anche pensare e ricordare che la scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va tutelata, va protetta, non va abbandonata. Oggi è ricominciato l'anno scolastico e voglio ringraziare il ministro Bianchi, gli amministratori locali, i presidi, gli insegnanti, per tutti i loro sforzi che hanno fatto oggi e che faranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo, la vaccinazione. Quasi l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 40% ha fatto la terza dose e non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia. Quindi un altro degli obiettivi di questa conferenza è l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono ancora vaccinati a farlo. E a farlo anche con la terza dose. E ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto. Grazie alla vaccinazione la situazione che abbiamo di fronte è molto diversa dal passato.
nel 2021 abbiamo visto un numero di morti ancora tragicamente alto, ma inferiore rispetto al 2020, nonostante le tante riaperture. L'economia ha segnato una crescita del 6%, oltre il 6%, a fronte di un calo nell'anno precedente di quasi il 9%. Le nostre scuole hanno riaperto, prima a metà aprile, l'anno scorso, vi ricordate anche allora le grandi discussioni per la decisione di aprire le scuole, e hanno riaperto oggi, dopo Natale, proprio come quelle degli altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito. Nessuno di questi ha mai chiuso la scuola indiscriminatamente per un lungo periodo. Questi paesi hanno una situazione pandemica simile alla nostra. Le politiche di questo governo sono coerenti con questa strategia. Noi siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per tutta una serie di categorie professionali, dai sanitari alle forze di sicurezza, poi agli insegnanti, ora anche agli insegnanti universitari. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto, ripeto, per l'effetto che ha sulla popolazione non vaccinata. Settimana scorsa siamo anche intervenuti per disciplinare la modalità di lavoro che si chiama lavoro agile o smart working nella pubblica amministrazione e nel privato, e abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l'obbligo vaccinale e con l'estensione al 3G per alcune categorie di attività che non l'avevano, e l'espansione al 2G per molte altre attività. Abbiamo esteso l'obbligo del 2G ai luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Abbiamo previsto, dicevo, l'obbligo vaccinale anche per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto, ecco, questo è importante saperlo, non l'abbiamo fatto per tanti motivi che poi verranno fuori anche nelle domande che mi farete, ma lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per 2/3 dai non vaccinati, e anche le ospedalizzazioni vedono le stesse percentuali, come poi vi dirà il Ministro Speranza. È l'inizio dell'anno, per cui vale la pena cercare di avere una impressione che guarda al futuro di tutto l'anno e anche al passato. Abbiamo affrontato tante sfide difficili in questi anni, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all'impegno dei nostri cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del governo, del Parlamento, degli enti territoriali. Quindi abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta. Ora sono a disposizione per le vostre domande, insieme ai ministri Speranza, Bianchi, al professor Locatelli, che ringrazio molto per essere qui. Un'ultima postilla: non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose. Grazie. Grazie Presidente.